Ciao ragazzi, oggi insieme vedremo che tipo di domande potete fare al recruiter una volta terminato il vostro colloquio di lavoro. Solitamente il recruiter vi chiederà se avete qualche domanda e potete rispondere così. La prima domanda da chiedere al recruiter è che tipo di persone cercano per il team da inserire all'interno del contesto lavorativo. Che tipo di persone lavorano in quel contesto lavorativo? Questo serve al datore di lavoro per fargli capire che non solo avete tutte le competenze da loro richieste in azienda, bensì che valorizzate anche il rapporto umano con le persone. In questo modo farete capire che anche dal punto di vista interpersonale, quindi dell'armonia, del rapporto con i colleghi, voi lo valorizzate e soprattutto avete anche questo tipo di competenza. La seconda domanda che vediamo oggi, che è molto importante, credo che sia una delle domande più importanti che possiate fare, è ovviamente chiedere al recruiter come l'azienda ha intenzione di sviluppare i propri progetti e sviluppare il proprio business nel tempo. Questo richiede da parte vostra una ricerca dell'azienda, quindi di quello che sta facendo l'azienda, dei progetti e di quello che stanno facendo anche i competitor, quindi che linea sta prendendo l'azienda, ma anche dove si vede in 5 anni le trasformazioni, le novità, eccetera, eccetera. Tutto questo vi servirà per chiedere appunto al recruiter che tipo di cambiamento si aspetta nell'azienda nei prossimi anni. In questo modo, quando lui vi darà la risposta e vi dirà come l'azienda intende cambiare, approcciarsi a nuovi mercati negli anni futuri, allora lì voi potrete in qualche modo inserirvi, magari dare dei piccoli consigli, se avete letto anche degli articoli, se siete esperti del settore, potrete inserire la vostra capacità e le competenze. Facendo questo, reclutare è come se riuscisse quasi ad immaginare voi all'interno dell'organizzazione, quindi voi all'interno di una posizione specifica, quindi gli date già l'idea di essere parte dell'azienda, di essere una persona sicuramente piena di idee, volonterosa e con delle soluzioni reali, perché lo state facendo ancora prima di essere assunti, quindi figurarsi se poi non lo farete dopo. Quindi mi raccomando, questo è uno dei punti salienti e più importanti da fare il recruiter. Ovviamente non è possibile probabilmente farlo per tutte le aziende, perché comunque se avete vari colloqui di lavoro è difficile prepararsi e avere delle soluzioni pronte ed efficaci da poter proporre al recruiter per ogni singolo colloquio che andrete a fare. Quindi mi raccomando, magari cercate di prepararvi un po' meglio per quelle che sono le aziende a cui ci tenete di più e il tipo di posizione a cui ambite. Il terzo consiglio di oggi sulle domande da poter fare i recruiter è quello di chiedere alla persona che vi sta facendo il colloquio come si trova in azienda, perché ha scelto quell'azienda, per quale motivo sta lavorando lì, che cosa gli piace del suo lavoro. Questo ovviamente potete farlo solamente se si crea un certo tipo di rapporto con il selezionatore. Questo dovrete capirlo voi, non sempre si crea quel rapporto, quindi questa domanda può essere che non sia adatta in tutte le situazioni, però in alcune sì, perché magari vedete il recruiter, quindi abbastanza sciolto, insomma, un colloquio abbastanza informale, e per cui potete sicuramente farlo. Mi raccomando, fatela sempre alla fine questa domanda. Per quale motivo farla? Perché fondamentalmente i colloqui di lavoro, per quanto siano formali, sono sempre comunque rapporti tra due persone. Chi non ama parlare di sé? Chiunque ama parlare di sé, di quello che gli piace, di quello che sono le sue sensazioni, di quelle che sono le sue vittorie all'interno dell'azienda. Per cui può essere che in qualche modo riusciate a fare sbottonare, tra virgolette, il recruiter e magari vi dirà appunto le sue esperienze lì dentro. Mi raccomando, fatene tesoro. Ma soprattutto se voi genuinamente fate capire al recruiter che siete interessati a quello che è la sua esperienza, anche lui sarà interessato a quello che è la vostra esperienza. Fondamentalmente vedrà moltissimi candidati e non si ricorderà delle competenze di tutti quanti, però si ricorderà del rapporto che avete costruito con lui dal punto di vista umano, e quindi che vi siete interessati,
di fargli una domanda e di chiedere effettivamente alle persone che lavorano lì dentro come potrebbe essere il posto di lavoro. Una domanda che leggendo vari articoli è apparsa molto spesso come suggerimento di domanda da fare ai recruiter dal punto di vista degli esperti è quella di richiedere le ho dato modo di pensare che io non possa essere il candidato giusto per questo tipo di posizione. Molta attenzione con questa domanda. Diciamo che volete costruire un rapporto con questa persona, perché probabilmente se vi sceglieranno, selezioneranno come candidato possibile per il lavoro, magari sarà il vostro boss o comunque sarà una persona, un collega con la quale lavorerete magari anche a stretto contatto, dipende ovviamente dalla posizione. Però mi raccomando, se si vuole creare un rapporto con una persona è molto difficile farlo in quella mezz'ora, in quell'oretta di colloquio, per cui mettete il recruiter in una posizione abbastanza difficile rispondervi a questa domanda e magari anche una posizione non troppo confortevole dal suo punto di vista. Soprattutto mi raccomando, con i colloqui in inglese fare questo tipo di domanda è molto tricky. Troverete recruiter che non avranno assolutissimamente nessun problema a rispondervi, altri invece che si sentiranno in imbarazzo nella risposta, che probabilmente non sapranno bene come gestirla, e voi ovviamente volete evitare di mettere il recruiter in una posizione di svantaggio in quanto poi potrebbe ritorcersi contro, ecco. Quindi se vi sentite in grado di poter fare questa domanda durante un colloquio, fatela pure, dipende sempre da chi avete davanti. Se avete costruito un rapporto comunque abbastanza informale, potete magari farla. Però molta attenzione con questo. Bene, grazie mille per aver visto questo video. Se avete bisogno di un supporto, noi lo diamo, sia col curriculum, con la cover letter, che facendo un finto colloquio di lavoro in inglese con degli insegnanti madrelingua. Per i nostri contatti cliccate qui sotto e potrete andare a vedere il nostro sito internet, che è, ve lo lascio qui, www.kiva-international.com. Mettete un like, fate un subscribe qui sotto per vedere tutti gli altri video che posteremo durante questi mesi nel canale. Ciao!